Oggi avevate un compito, quello ormai classico. Che compito è? Era presentare un personaggio che ci Descrivere. sta parlando anche della sua storia. Esatto. Ok, allora comincia tu, Maria Angelica. Maria Angelica. Pronto? Il mio è facilissimo. È uguale, basta che l'importante è che lo descrivi bene. Ma non so che cosa è successo con Maria Angelica. Ci sei? Pronto? No, No. l'abbiamo persa. Strano. L'abbiamo persa. L'abbiamo persa. Quello perché Col genere. stiamo usando un pronome diretto. Quando io uso questo pronome diretto, che in realtà è un la abbiamo persa. E quella va per lei. Lei. Abbiamo perso lei. E noi è l'unico punto in cui dobbiamo far coincidere se mi fa il participio in genere numero se usiamo il verbo avere. Perché? Perché lei allora de deve finire con A. Succede solo quando usiamo i verbi, i pronomi diretti. Grazie. Io studio, eh? Bene, è Sì. importante. Sì. Ok, intanto torna Maria Angelica e leggimi il Ah sì, tuo. ora Ah, ecco, è sono tornato, è tornato. tornata. È che Perfetto. l'internet si va a carrato in acuzzo, si chiama però in acuzzo nada. Io Perché credo non che hai so un lo che problema dicen. generalizado. Sì, Sì, forse io credo oggi. che il problema internet è lo stress, así, entonces como que eso no ayuda Esatto. mucho. Bene, ma adesso che funziona, approfittiamo e presentaci il tuo personaggio, Maria Angelica. Io non l'ho fatto il compito, Ah, scusatemi. ok, no, non ti preoccupare, Non ho non c'è potuto, è problema. stata una settimana un po' loca, full, un Po' pazza, po' impazzata, pazza, no, sì. una settimana pazza, o puoi dire al massimo una settimana da pazzi, de locos. Una settimana da pazzi. Non solo del lavoro, ma tutto si è appunto tutto, cosa Ah, domestica, di famiglia, personale, di come che tutto lo tu possibile si è appunto così. sei. Stai bene? Stai bene? È tutto Sì, ok sì, sì. adesso? Sì? Perfetto. Tutto ok, tutto un po' più tranquillo oggi, ma la settimana, lunedì a giovedì, molto pazzo tutto. Ok. Vabbè, meno male se si è risolto tutto, bene. Sì. Più Più o meno, no? o meno, il fine settimana già sarà meglio. Esatto. E poi un fine settimana di 3 giorni, allora hai più tempo per risolvere e riposarti. Giustamente. Esatto. Sì, certo. Bene, bene. Allora, Carolina, dai, Ok, dici io tu. vi racconterò. Il mio personaggio è nato l'8 ottobre del 1985. È un cantautore e produttore discografico statunitense. La sua ispirazione musicale è Michael Jackson e molti critici lo indicano come il suo degno erede, rincontrando numerose analogie nel timbro vocale e nella versatilità dei generi musicali.
Non sapete chi è? No? Per adesso no. Può essere, ho un'idea, ma non credo che sia. Nel 2009 ha firmato un contratto con l'Atlantic Records, dopo un periodo di insuccesso con l'etichetta discografica Motown. Ha scritto hit di successo per artisti come Florida o Adam Levine. Ha raggiunto la notorietà nel 2010, prestando la voce a Nothing on You, hit del rapper B.O.B., e a Billionaire di Travis McCoy. Il suo album di debutto, Doo Wops and Hooligans, del 2010, ha avuto i singoli Just the Way You Are. Sì, i single, perché alla fine gli italiani usano molto l'inglese per queste cose. Ok, i single Just the Way You Are e Grenade. Che hanno entrambi raggiunto la vetta del Billboard Hot 100. Non sapete chi è? Io adesso sì. Era quello, no, era quello che pensavo. Ma... No, io non so. E sono state rispettivamente la prima e la seconda canzone più vendute del 2011. E il terzo singolo estratto dall'album The Lazy Song. Ha raggiunto la posizione numero 5 della Billboard. La sua musica è caratterizzata da varie influenze, reggae, pop, soul, rock o funk. Nel 2014 è stato nominato As Artist of the Year. Nel corso della sua carriera da cantante ha venduto oltre 18 milioni di album e 105 milioni di single in tutto il mondo. Lui è Bruno Mars. Mm-hmm. Con Just the Way Io You Are. Ascolto molto, non capisco molto, allora no. Non ascolti molto musica in generale o quel tipo di musica? Sì, moltissimo, moltissimo, ascolto moltissima musica in generale, ma non tanto, non conosco tanto di quelle tipo di musica. Può essere. E che tipo di musica ascolti? Ascolto pop tutti quelli, ma anche altri tipi, classica, jazz, di tutti i tipi. Di tutti ma i non tipi. Conosco. Non conosco le persone tipiche, l'artista come nome, banda, yes. Mm-hmm. E tu invece, Carolina, che tipo, a parte Bruno Mars, che penso no. Che lo ascolti, che tipo di musica ascolti? Un po', Bruno Mars un po'. A me piace il rock, mi piace moltissimo Def Leppard. Mm-hmm. Io sono di bande di rock pesante, Rat, Iron Maiden, Metallica, Aerosmith. Mi piace molto Bon Jovi, ma non ascolto molta musica in spagnolo, ascolto moltissimo Ligabue, Umberto Tozzi, mi piace così tanto. Vasco Rossi, ho una playlist di musica italiana bellissima. Ti piacciono tutti i cantanti italiani che io odio? Ligabue, no, mi piace tantissimo. Ligabue, Vasco Rossi, non ce la faccio con loro, non posso. No? Giovanotti anche mi piace. Giovanotti sì. Sì. Bene. Però degli italiani quello che mi piace di più è Ligabue e Tozzi. Mi piacciono Tozzi di più. Sì, non sono sicurissimo. Magari sì, se sento una canzone, magari mi ricordo chi è. Sì, Amotti. Ah, ok. Beh, io tutti gli anni, ma forse quest'anno no. Vi lascio una playlist. Io ho una playlist di Spotify
Anche mi piace il piano fermo. Musica in italiano che sempre la sto... Sempre sto mettendo qualcosa di nuovo. Allora ve la lascio di nuovo. Nella mia playlist in italiano ho Tiziano Ferro, Ligabue, Baglioni, Giovanotti, Gianna Nannini, mi piace così tanto. Ok, vi ho lasciato su WhatsApp il link della mia lista di musica in italiano, se volete dare un'occhiata. C'è un po' di tutto, ci sono i classici, ma ci sono anche molte canzoni nuove. Infatti ci sono proprio quelle, le ultime, quelle che sono di questi che sono andati al festival, che hanno vinto Sanremo e poi hanno vinto Eurovision, i Maneskin. Mm-hmm. Sì. C'è tutto, c'è un po' di tutto, così date un occhio. Irama, l'hai ascoltato, Irama? Irana? Irama. Irama, no? O anche la musica di Suburra. Ah, quella non l'ho sentita. Piotta, buonissimo. Perfetto, l'ascolterò. Io sempre sto aggiungendo canzoni a questa lista, allora se volete... Anche la mia dateci un occhio. Sì, sì, se la vuoi condividere. Sì. Così sempre fa bene ascoltare musica nelle diverse lingue. Sì. Anche ho classici come Toto Cutugno, con l'italiano che è un classico. Esatto. E poi a te, Carolina, che piace anche il... che stai imparando il tedesco. Ho una piccolissima lista anche di canzoni tedesche. Quello è difficile. Solo conosco Nena, il tedesco. No, ma sai che non sono... Ci sono cose belle, in realtà. Ci sono belle canzoni. Macarena mi ha inviato, si dice? Per sì, mi ha inviato. Tantissime cose. Lei è bellissima. Ok, te l'ho inviato al... Uh-huh. Non so se la vuoi anche tu, Maria Angelica, se no gliel'ho inviata a Carolina in privato, la lista con canzoni in tedesco. Ah. Se la vuoi anche tu, sì. Te l'invio, se no, sì. Per quello io non la volevo inviare tedesco. Tu. Ah, allora. Io studio tedesco, ma da me stessa, no. Ah, da sola. Da sola, sì, da sola io studio molte lingue. Sì, mi ricordo. Il greco. Te l'ho inviata, sì. Ma non l'ho messa nel gruppo, ma te l'ho inviata. E che musica ti privato. Piace a te? Io ascolto un po' di tutto, mi piace anche molto il rock in generale, ma ultimamente sto in realtà ascoltando un po' di tutto, ma sempre tipo, non lo so, anche musica degli anni 80, 90, quel tipo di musica. In realtà ascolto di tutto, tranne il reggaeton. No. Ascolto di tutto tranne il reggaeton, non mi piace. No, Radio Corazon, no. Uh-huh. Che cosa hai scoperto quest'anno? ACDC. Sai che quei classici non mi sono mai piaciute. L'unico classico che sono fanatico, fan, sono i Beatles. Ah, oggi è il compleanno di Sir Paul McCartney. Sì, me l'avevi detto prima. Sì. Sì, no, di loro sono fan assoluto, ma no di altri classici come, per esempio... ACDC, no. Oh, Queen, no, a me mi piace. Queen mi piace molto. Mi piace, sì, anche. Mm-hmm. Anche perché la voce di Freddie Mercury è una cosa che era. Sì, ma anche la chitarra di Brian May è spettacolare. Di quelle che ti esplode la testa, no? Esatto. Bene.
Vediamo un po' di materia così noi andiamo avanti poco a poco, ma sapete sì. Che è quello che dicevo prima, dicevo a Carolina, ti raccontavo Carolina, che alla fine, essendo voi o due o tre persone, pochissime alunne, andiamo avanti velocissimo, anche se facciamo 20 minuti di lezione, e andiamo avanti più veloce che altri corsi che stiamo facendo tutta la lezione perché sono è molta gente. Allora non sono preoccupato sì. Per quello. Sì. Ok, allora. La settimana scorsa eravamo rimasti qua. Abbiamo settimana scorsa abbiamo parlato un po' di TV, vero? Poi abbiamo ascoltato il dialogo, ma non abbiamo fatto il vero o falso, o sì? No, non l'abbiamo fatto. Direi di no. Ok, allora faremo questo, ascolteremo di no. Anch'io mi ho segnato che dobbiamo cominciare da qua. Allora, ascolteremo di nuovo il dialogo. Ah, ricordate questi due ragazzi che sono una coppia che litiga un po' per la qualità dei programmi TV che guardano. E faremo il vero o falso, ok? Allora, audio 47, audio 47. Ok, va l'audio. Unità 10. Che c'è stasera in TV? Per cominciare, 2. Che stai guardando? Niente di speciale. Sto facendo un po' di zapping, ma fra mezz'ora c'è la partita. Ah, perché c'è una trasmissione su Canale 5 che vorrei vedere, se non ti dispiace. Vediamo. No, c'è ancora la pubblicità. Ma che programma è? Siamo a Vediamo Ascolto e il conduttore è molto in gamba. Ogni settimana affronta un problema sociale diverso. I telespettatori telefonano e gli raccontano le loro esperienze. Uffa, Daniela. Secondo me è meglio non guardare questi programmi. In realtà servono solamente a sfruttare le persone che chiamano, senza offrirgli niente. Non è vero. La settimana scorsa, mentre una madre di tre figli raccontava delle sue difficoltà economiche, un signore ha chiamato in diretta e le ha offerto un posto di lavoro. Se non è aiuto questo... Beh, in questo caso sì. Ma quello che cerco di farti capire è che programmi come questo mi sembrano poco intelligenti e sono un prodotto della sottocultura televisiva. Ah sì? Va bene, magari mi interessa la sottocultura. Le tue trasmissioni sportive, invece, ti danno una cultura di altissimo livello. Ma per favore. Ok. Bene, allora, Carolina, leggimi la 1 e dimmi se è vero o è falso. All'inizio Simone sta guardando una partita di calcio. Falso. Falso, perché falso? Perché sta facendo un po' di stepping. Esatto, sta aspettando. Aspetta la partita. Esatto. Bene, Maria Angelica, leggimi la 2. No está. María Angélica, pronto. Ci sei? Non ci sei? Forse no. Ok, niente. Continuo con te, Carolina. Daniela vuole vedere una trasmissione che affronta tematiche sociali. È vero. È vero, esatto. Dopo Simone spiega a Daniela perché non apprezza questi programmi. È vero. Sì. Daniela non sembra... Daniela vuole vedere una trasmissione che affronta tematiche sociali. Maria Angelica, sei tornata.
Mi senti? Angelica, mi senti? È arrivata come... Sì. Una voce dal passato. aspettiamo che torna l'internet di Maria Angelica. Sì. Intanto vai Carolina, continua tu. Daniela non sembra essere d'accordo con Simone, è vero. Esatto, e l'ultima? Alla fine, Daniela. Però? Allora, signor. Sì, adesso mi senti? Maria Angelica, mi senti adesso? No, seri problemi con il segnale. Occhio lì, noi diciamo la segnale in italiano, il segnale quando parliamo di internet o cellulari è maschile il segnale. Il segnale. E all'ultima, alla fine, Daniele. Adesso ascolto. Sì. Ma ascoltan, ahí? Ahí sì. Tu? Sì, ascoltan. Un poquito sí. Me escucho todo entrecortado. Ahora se te escucha bien. No importa que vaya Carolina. Me escucho. No. A la fine Daniela se arrabbia con el conductor del programa. Falso. Falso. ¿Por qué falso? Porque se arrabbia con Simone. Exacto. Perfecto. Me acordé que un chiste que sería... Decía que hacer clase online a veces es como hacer espiritismo. Sí. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Comunícate con nosotros. Es como así con la Ouija. Sí. Es lo que hay, sí. De repente hay días y días. Mejor esto a nada. Uh-huh. Exacto. O como el año pasado que estábamos haciendo por WhatsApp, antes de que empezaran los cursos así, estábamos haciendo las clases por WhatsApp prácticamente. Sí. Sí. Bene. Allora. ¿En qué página siamo? ¿Come? ¿En qué página? ¿En cuál Questa pagina? Questa è la pagina 149. Ah, va bene. Adesso mi senti, Angelica? Hai un po' più di segnale o non ancora? No. Bene, Carolina, allora vediamo in questa unità che cosa impareremo in questa unità. Leggimi un po' la 1. Impariamo a chiedere un favore, qualcosa in prestito, a esprimere un parere, un dispiacere, un desiderio, a parlare di programmi televisivi, a dare indicazioni stradali. Perfetto. Allora impareremo un bel po' di cose, no? Di cose utili per il linguaggio informale, il linguaggio di strada, ok? Cose, no, non parliamo più di cose molto profonde, ma di programmi televisivi, a dare indicazioni stradali, se qualcuno per strada ci chiede come arrivare a... potremmo dirlo. Ma... Del quotidiano un po'. Esatto, molto più quotidiano. Mm-hmm. Bene, leggimi la 2. Conosciamo i pronomi indiretti e l'imperativo diretto. Esatto. Noi l'anno scorso abbiamo imparato i pronomi diretti, adesso impareremo quelli indiretti. Mm-hmm. Vedremo che non è semplicissimo,
Ok, c'è una piccola complicazione con sí. questi pronomi indiretti. Sí, es como en esta parte que estoy pasando, como que es como por tramos, como que de repente va, vuelve, pero adesso sí. Ah, como que llegan los, la, los mensajes de María Angélica muy, muy atrasados. Qué raro. María Angélica, yo igual pregunto siempre, no sé si nos escucha ahora. Lo que pasa es que como que te llegan mis mensajes como con, no sé, 3 o 4 minutos de desfase. Qué raro. El último. Sí, no, aspetta, aspetta. Ok. Stavo dicendo che impareremo i pronomi indiretti che hanno una piccola complicazione, ma come tutto si impara con il tempo. Uh-huh. E poi il libro spiega l'imperativo diretto. Noi fino adesso non abbiamo visto l'imperativo in generale, allora quando arriveremo all'imperativo diretto, lo spiegherò completo, spiegherò tutto l'imperativo, non solo il diretto, ma tutto l'imperativo. Ok? Bene, adesso sì, il 3. Troviamo informazioni sulla televisione e sulla stampa in Italia. Esatto, quello semplice. Che cosa significa stampa? Lo periodico. La prensa, esatto. La prensa. Uh-huh. Uh-huh. Benissimo. Allora, adesso sì, leggiamo il dialogo, ok? Lo stesso dialogo che abbiamo ascoltato, adesso lo possiamo sentire. Ok, allora, leggete, ascoltate il testo e confermate le vostre risposte. Non lo so, Carolina, mi sa che lo devi leggere intero tu. Sì, sì. Che stai guardando? Niente di speciale, sto facendo un po' di zapping, dicono in italiano. Dice zapping, lo zapping. Zapping. Ma fra mezz'ora c'è la partita. Ah, perché c'è una trasmissione sul canale 5 che vorrei vedere, se non ti dispiace. Vediamo. No, c'è ancora la pubblicità. Ma che programma è? Si chiama Vidiamo Ascolto. Il conduttore è molto in gamba. Cosa significa molto in gamba? Aspetta, poi leggiamo tutto e poi vediamo uno a uno le cose. Ogni settimana affronta un problema sociale diverso. I telespettatori telefonano e gli raccontano le loro esperienze. Uffa, Daniela, secondo me è meglio non guardare questi programmi. In realtà servono solamente a sfruttare le persone che chiamano senza offrirgli niente. Non è vero. La settimana scorsa, mentre una madre di 3 figli raccontava delle sue difficoltà economiche, un signore ha chiamato in diretta e le ha offerto un posto di lavoro. Se non ne aiuto questo, beh, in questo caso, sì, ma quello che cerco di farti capire è che programmi come questo mi sembrano poco intelligenti e sono un prodotto della sottocultura televisiva. Ah sì? Va bene, magari mi interessa la sottocultura. Le tue trasmissioni sportive invece ti danno una cultura di altissimo livello, ma per favore. Esatto, ma per favore. Ok. Allora. Vediamo. Che stai guardando? Niente di speciale, sto facendo un po' di zapping. Ma fra mezz'ora c'è la partita. Ah, perché c'è una trasmissione su canale 5. Ok, lì su canale 5. Quando noi diciamo parliamo di un canale,
usiamo la preposizione su, su Rai 1, su Rai 5, su Mediaset, su Canale 5. Ok, che vorrei vedere se non ti dispiace? Sempre il se non ti dispiace, sino te molesta. Vediamo. No, c'è ancora la pubblicità. Ma che programma è? Si chiama Vi diamo ascolto e il conduttore è molto in gamba. Adesso tu me l'avevi chiesto. Che cos'è essere in gamba? Essere in gamba è una forma abbastanza informale di dire che è molto bravo. Essere in gamba significa ser bueno en algo, ser intelligente, ser... cool. Ser bueno, no, ser bueno in generale, di fare bene le cose. Quello è essere in gamba. Una persona in gamba è una persona come completamente brava in tutto. Ma in modo Americo abbastanza può essere, informale. Può essere in forma o no? Credo. Non l'ho mai sentito. Forse sì, ma io almeno non l'ho mai sentito. E in quel senso, in realtà, sempre quando si parla di uno che è in gamba, è come a livello di informalità, è come dire ser bacán, sì, perché è molto informale e poi ingloba molte cose. Per quello dico, non è solo essere intelligente, ma è essere intelligente, bravo nelle cose. L'ho sentito molto, si usa molto quell'espressione. Sì, si usa molto. Magari tu puoi parlare di uno che, di una persona che è in forma, tu puoi dire, questo è molto in gamba perché si allena, è anche molto sano. E sono molte cose, essere in gamba. Perfetto. Ogni settimana affronto un problema sociale diverso e i telespettatori telefonano e gli raccontano, occhio, gli raccontano a lui, le loro esperienze. Uffa, quello è un bellissimo, a me piace molto il uffa. È lo stesso che dire uff, noi diciamo uff, che pesato, in italiano è uffa, sempre ovviamente è solo un'espressione. Uffa Daniela, secondo me è meglio non guardare questi programmi. In realtà servono solamente a sfruttare le persone. Che cosa significa sfruttare? Come approvettarsi. Approvettarsi. Esatto, aprovecharse de explotar. O usufructuar puede ser también. Sí, anche. Es la palabra... Sí. ¿Cuál es la palabra exacta? Sí, allora, servono solamente a sfruttare le persone che chiamano senza offrirgli niente. Senza offrirgli. A loro. Esatto, offrire loro. Non è vero, la settimana scorsa, mentre una madre di 3 figli raccontava delle sue difficoltà economiche, un signore ha chiamato in diretta, in diretto, e le ha offerto a lei un posto di lavoro. Se non aiuto questo, in questo caso sì, ma quello che cerco di farti capire, cercando di fargli capire a lei, ma tu dici farti a te, è che programmi come questo mi sembrano poco intelligenti e sono un prodotto della sottocultura televisiva, subcultura. In realtà non so neanche cosa si riferisce con sottocultura televisiva. Ah sì, va bene, magari mi interessa la sottocultura. Le tue trasmissioni sportive invece ti danno una cultura di altissimo livello. Ma per favore,
Questo è molto ironico, con molto sarcasmo questo commento. Sì. Ok? Allora, abbiamo tutto questo, ascoltiamo di nuovo l'audio leggendo adesso con tutte le cose nuove, anche se non avevate molto bisogno, ma lo facciamo. Ok? Unità 10. Che c'è stasera in TV? Per cominciare, 2. Che stai guardando? Niente di speciale. Sto facendo un po' di zapping, ma fra mezz'ora c'è la partita. Ah, perché c'è una trasmissione su Canale 5 che vorrei vedere, se non ti dispiace. Vediamo. No, c'è ancora la pubblicità. Ma che programma è? Si chiama Vediamo Ascolto e il conduttore è molto in gamba. Ogni settimana affronta un problema sociale diverso. I telespettatori telefonano e gli raccontano le loro esperienze. Uffa, Daniela! Secondo me è meglio non guardare questi programmi. In realtà servono solamente a sfruttare le persone che chiamano, senza offrirgli niente. Non è vero. La settimana scorsa, mentre una madre di tre figli raccontava delle sue difficoltà economiche, un signore ha chiamato in diretta e le ha offerto un posto di lavoro. Se non è aiuto questo... Beh, in questo caso sì. Ma quello che cerco di farti capire è che programmi come questo mi sembrano poco intelligenti e sono un prodotto della sottocultura televisiva. Ah sì? Va bene, magari mi interessa la sottocultura. Le tue trasmissioni sportive, invece, ti danno una cultura di altissimo livello. Ma per favore. Ok, allora, per la prossima settimana è solo un piccolo compito che sarebbe questo. La pagina 151, esercizio 4. Molto semplice da fare, lo farete in meno di 5 minuti. Ok? Mhm. Allora, detto questo, sì, pagina 151, esercizio 4. Detto questo, finiamo la lezione. Ok, ci salutiamo.